Siamo qui con Marco Bertazzoni, CIO del gruppo Viper, e quindi stamattina anche lui ha tenuto un intervento qui all'Università di Parma, alla Magna, nel corso della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione della terza edizione appunto del corso in strategie e governance dell'ICT. Puoi tracciare un bilancio? Il bilancio è positivo, noi siamo al terzo anno di questa esperienza, ogni anno si arricchisce, nel senso che quest'anno abbiamo anche partecipanti di altre banche, anche i nostri docenti man mano diventano sempre più autorevoli e le loro materie vengono espresse con contenuti nuovi in linea con le innovazioni che arrivano. Quest'anno in particolare è stata trattata anche l'intelligenza artificiale, che poi è stato oggetto anche di trattazione durante la cerimonia. È stata una piacevole sorpresa degli argomenti trattati quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo avuto... prima della cerimonia di consegna. Quest'anno abbiamo voluto dare enfasi all'innovazione e quindi prendere uno dei temi che sono più discussi, sia dal punto di vista informatico durante il corso, che dal punto di vista sociologico, demografico, comportamentale, perché evidentemente questo mondo digitale sta trasformando, il mondo reale. E quindi abbiamo voluto dire la nostra da questo punto di vista, anche perché abbiamo uno Dorici sempre più autorevole su questa materia, che lo sta appassionando e del quale sta diventando un esperto. Ecco, nel suo intervento, dottor Bertazzoni, lei è partito da Negro Ponte, dalla sua visione, cose che sembravano impensabili anche solo 30 anni fa. Sì, io ho voluto dare il senso di quello che sta portando in termini di innovazione l'informatica. E che oggi l'uomo e la macchina diventano qualcosa di sempre più simile. Allora, è chiaro che esiste un'intelligenza emotiva, ma è anche chiaro che la progressione del digital, la progressione dell'informatica, secondo la legge di Moore, fra l'altro, ha un'evoluzione esponenziale, porterà dei cambiamenti di varia natura importantissimi, di cui noi non possiamo non tenere conto. C'è qualcosa che ci può anticipare? Ma la cosa che... base delle sue ricerche, dei suoi approfondimenti. Ma la cosa che ci colpisce di più è come oggi al Media Lab del MIT, MIT, di fatto si sta studiando come influenzare i neuroni del cervello. E qui è molto interessante pensare che un domani con una pillola noi potremo imparare l'inglese, imparare il cinese o l'enciclopedia Treccani. Quindi da un punto di vista nozionistico si apriranno fra 30 o 40 o 50 anni tematiche che oggi noi ancora non immaginiamo neppure, che portano anche a tematiche di interesse etico che oggi sono state esplorate. Interesse etico quindi vuol dire anche poi delle discussioni intorno certe cose, perché poi se con una pillola basta far apprendere il cinese, vuol dire che queste pillole sono molto importanti e quindi potrebbero anche essere usate in maniera negativa, no? Qui si apre tutto. Sì, il dilemma etico, ad esempio, se la macchina che deve frenare col pilota automatico deve tutelare l'autista o il bambino che sta attraversando la strada, è un dilemma attuale, abbiamo visto con le case automobilistiche. Però sono dilemmi che noi dobbiamo chiarire. Oggi in particolare Odorici ha tracciato quali possono essere le norme comportamentali, le norme etiche che possono aiutare a risolvere e che dovranno essere studiate, perché l'innovazione arriverà, il tema è come verrà interpretata e se farà del bene o se farà del male. Quindi dovrà essere un po' anche governata. Dovrà essere governata, ma non ad esempio come viene governato oggi l'ambiente. Cioè, noi abbiamo degli esempi oggi negativi, no? Ad esempio la CO2 che sta surriscaldando il mondo, la globalizzazione che sta ponendo regole e anche non regole. Da questo punto di vista dobbiamo riflettere, perché la tecnologia potrebbe essere anche un qualcosa che ha risvolti apocalittici per gli esseri umani se non viene dominata. L'Europa mi sembra che si sia svegliata in ritardo su questi temi, dove altri
tecnologie dell'intelligenza artificiale rispetto ad esempio all'America o ai grandi colossi americani e alla Cina? Sì, in Europa siamo più attenti al tema etico, siamo meno attenti nell'innovazione. Umanocentrici, ho visto. Esatto, esatto, esatto. E devo dire, abbiamo visto negli Stati Uniti più una tematica di privati, aziende private come Google, Facebook, eccetera. In Cina invece è lo Stato che sta cavalcando quest'onda. La Russia che dice chi vincerà la guerra dell'intelligenza artificiale dominerà il mondo, e quindi attenzione, questo è un tema di cui molto si parla, ma si dovrà continuare a parlare, a analizzare. Oggi l'abbiamo lanciato perché ci sembrava molto interessante, anche come argomento nuovo di questo corso di perfezionamento, anche perché ad esempio anche nel gruppo Beeper noi stiamo introducendo dei robot, e quindi anche al nostro interno si creano dei dilemmi etici man mano che l'introduzione di robot sostituisce il lavoro dell'uomo. Ecco, grazie mille al dottor Bertazzoni, CIO del gruppo Beeper, e che dire, arrivederci al prossimo anno accademico per la quarta edizione di questo corso di perfezionamento. Grazie.